Il Sumeri viveva di mezzo a due fiumi, il Tigri e l'Eufrate. La zona si chiamava Mesopotamia, cioè terra tra due fiumi. La Mesopotamia adesso è tra l'Iran, l'Iraq e la Turchia. La Ziggurat era una piramide a scaloni. Di solito veniva usata per molti scopi: l'astronomia, religiosità e il magazzinaggio. La parte astronomica era l'ultimo piano, per osservare le costellazioni e le stelle. Il deposito. Il deposito della Ziggurat era la parte più grande di essa. Il deposito conteneva grano, riso e molti altri cereali. Si accatastava cibo per conservarlo nelle stagioni di siccità. Nel penultimo piano i sacerdoti pregavano per i loro dei, come Ki, Enlil, Ad ed Enki. Gli dèi erano molti altri, questi sono solo gli dèi creatori. Oltre a quelli già menzionati, vi erano Anchi, Aru, Bau, Nisina, Belili, eccetera. I lavori. La civiltà sumera si basava sull'agricoltura, dove il contadino era il lavoro più praticato. Gli altri lavori erano il sacerdote, guerriero, scriba e mercante. Invenzioni. I Sumeri fecero molte invenzioni, quasi tutte arrivate fino a noi. La ruota, la birra, i canali, le dighe e l'aratro. Tutte queste invenzioni sono arrivate fino a noi, soltanto molto più sviluppate. La procedura per la produzione della birra non si è sviluppata tanto. Alcune birre ancora oggi seguono la lavorazione sumera.